Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, se vi piace, e lasciate un messaggio. Oggi faremo il tutorial di questa collana. Questa collana andremo a realizzare questa chiusura e poi andremo a realizzare queste foglie inserite in questo modo. E tra una foglia e l'altra andremo a fare questo modulo e inseriamo un cristallino. E questa è la collana. Adesso andiamo a vedere il materiale che vi serve per realizzare questa collana e poi iniziamo il tutorial. I materiali che vi serve per realizzare questa collana sono 11 cristallini. Io l'ho fatta di questa lunghezza, quindi ho inserito un totale di 11 cristallini da 8 mm. Se la volete realizzare più lunga, anche doppia, inserite più cristallini. Per realizzare questa collana servono 11 cristallini da 8 mm. Due uncinetti, uno da 1,50 mentre l'altro più sottile da 0,5 mm. Poi vi servirà un filato. In questo caso utilizzeremo un filato color oro. Io utilizzerò due bobine, una da 0,3 mm e l'altra da 0,3 mm, un totale di 0,6 mm. Per realizzare questa collana vi servirà un filato gioiello color oro da 0,6 mm. Adesso iniziamo il progetto. Iniziamo il progetto, andiamo a realizzare la chiusura. Noi utilizzeremo un cristallino da 6 mm, quindi questa chiusura va bene. Ma se voi volete prendere un cristallino un po' più grande, per esempio quello da 8 mm, dovete calcolare la circonferenza della chiusura. Prima di chiudere la chiusura dovete misurare facendo entrare il cristallino. Scusate, questi sono cristallini da 8 mm e non da 6, mi sono confusa. Quindi se voi volete utilizzare cristallini più grandi, per esempio quello da 10 mm come chiusura, oppure anche potete utilizzare un bottone come preferite, misurate bene la circonferenza. Prima di chiudere, misurate bene la circonferenza. Questi che stiamo utilizzando sono tutti cristallini da 8 mm. Iniziamo andando a realizzare la chiusura. Utilizziamo l'uncinetto, quello più grande, facciamo il nodino e chiudiamo. Andiamo a realizzare 8 catenelle. Chiudiamo il cerchio, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo e entriamo in entrambi i punti. Abbiamo chiuso con un punto bassissimo, adesso dobbiamo andare a realizzare dei punti bassi. Iniziamo una catenella, entriamo nel cerchio e eseguiamo un punto. Abbiamo fatto 13 punti bassi. Prima di chiudere facciamo entrare il cristallino e questa misura va bene. Adesso chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, usciamo, entriamo ed entriamo nel punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo.
Adesso andiamo avanti in questo modo. Eseguiamo una catenella, 1, 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usiamo, abbiamo 3 punti sull'uncinetto, mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo nei primi 2 punti, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo gli altri 2 punti e abbiamo fatto questo modulo. Adesso andiamo a inserire il cristallo. Una catenella, allunghiamo il filo, cambiamo l'uncinetto, prendiamo un cristallino, l'uncino rivolto verso di noi. Vi accorgete quando l'uncino è rivolto verso di noi perché potete leggere il numero. Ci agganciamo, mentre tiriamo il filo facciamo scorrere il cristallo. In questo modo. Cambiamo l'uncinetto. Adesso andiamo a chiudere il cristallino con una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo. E abbiamo inserito il cristallino. Adesso andiamo ad eseguire la foglia. Una catenella. Abbiamo fatto una catenella, adesso dobbiamo andare ad eseguire altre 8 catenelle. Una, due, abbiamo fatto 8 catenelle, facciamo una catenella, entriamo nella seconda catenella e eseguiamo un punto basso. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e andiamo ad eseguire un mezzo punto alto. Prendiamo il filo, usiamo, abbiamo 3 punti, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in tutti e 3 punti. Così abbiamo fatto un mezzo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e andiamo ad eseguire un secondo punto alto. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e andiamo ad eseguire un punto al destro. Prendiamo il filo, usiamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei primi 2 punti, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo negli altri 2 punti, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo gli ultimi 2 punti. Mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, nella catenella successiva e andiamo ad eseguire un punto altissimo. E così abbiamo fatto mezza foglia. Adesso dobbiamo diminuire. E lo facciamo in questo modo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e andiamo ad eseguire il secondo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva ed eseguiamo un mezzo punto alto. Entriamo nella catenella successiva, che è l'ultima, e eseguiamo un punto basso. E così abbiamo formato la foglia. Entriamo nell'ultima catenella e eseguiamo un punto bassissimo. Così abbiamo terminato la foglia. Adesso andiamo avanti.
Noi adesso abbiamo eseguito questa foglia, adesso andiamo avanti, facciamo questo modulo, inseriamo cristallo e quest'altro modulo. Eseguiamo una catenella, altre tre catenelle, una, due, tre, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo e usciamo. Abbiamo tre punti sull'uncinetto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei primi due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo gli altri due punti. Una catenella. Avanziamo il filo, cambiamo l'uncinetto, prendiamo un cristallo, l'uncino rivolto verso di noi, ci agganciamo, mentre tiriamo il filo facciamo scorrere il cristallo. In questo modo cambiamo l'uncinetto. Chiudiamo il cristallo con una catenella. Una catenella, tre catenelle, una, due, tre. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usiamo, abbiamo tre punti sull'uncinetto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nei primi due punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo gli altri due punti. E così abbiamo fatto anche il modulino, abbiamo inserito il cristallo e l'altro modulino e noi siamo arrivati a questo punto. Abbiamo fatto la chiusura del modulino, abbiamo inserito il cristallo, abbiamo fatto la foglia, abbiamo fatto un modulo, inserito il cristallo e il modulo. Adesso ritorniamo, facciamo la foglia. Eseguiamo una catenella. Adesso eseguiamo 8 catenelle. Una, due, 8 catenelle. Una catenella, entriamo nella prima catenella e eseguiamo un punto basso. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e andiamo ad eseguire un mezzo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e eseguiamo un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e eseguiamo il secondo punto alto. Mettiamo due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e eseguiamo un punto altissimo. Mettiamo due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e eseguiamo il secondo punto altissimo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e eseguiamo un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e eseguiamo il secondo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e eseguiamo un mezzo punto alto. Entriamo nell'ultima catenella e chiudiamo con un punto basso. Così abbiamo formato la foglia e dobbiamo sempre proseguire in questo modo. Eseguendo la foglia, poi inserendo il cristallino e eseguiamo la foglia. Come potete vedere, la procedura è sempre in questo modo. Adesso io vi faccio vedere come chiudere la collana. Andate avanti così finché raggiungete la vostra lunghezza. La collana si chiude in questo modo. Prima vi ho fatto vedere come eseguire
vi ho fatto vedere la chiusura, poi come eseguire il modulo, inserire il cristallo, come eseguire la foglia e via via. Adesso vi faccio vedere come eseguire l'altra chiusura, come inserire il cristallo. Una catenella, allunghiamo il filo. Cambiamo l'uncinetto, prendiamo un cristallino, l'uncino rivolto sempre verso di noi, ci agganciamo, mentre tiriamo il filo facciamo scorrere il cristallo. Cambiamo l'uncinetto, chiudiamo il cristallino con una catenella, ci inseriamo qui in mezzo cristallino e chiudiamo con un punto basso. Adesso ci inseriamo qui nella prima catenella. In questo modo prendiamo il filo, chiudiamo con un punto bassissimo e così abbiamo bloccato, inserito il cristallino e questa sarebbe la chiusura. Il tutorial della collana è così terminato. E questa è la collana che uscirà. Queste sono le foglie. E tra una foglia e l'altra abbiamo inserito i cristalli e eseguito i due moduli. Molto bella e originale. Con queste foglie che vengono fuori così, la trovo molto particolare. Il tutorial è così terminato. Ciao, prossimo video!